Ok, come volete. Allora, ciao a tutti ragazzi, come vedete questa sera non siamo solo in due, ma siamo in tre. Abbiamo finalmente una presenza maschile fuori dal nostro team, ma sono sicura che tutti avrete il piacere di passare una mezz'oretta in compagnia di Marco Pesenti. Allora, Marco, innanzitutto grazie per averci concesso il tuo tempo. Adesso che sei Diamond è sempre più prezioso, quindi ti ringraziamo a nome di tutto il team. E ti chiediamo, siccome ci sono persone che magari già ti conoscono, ma altre non hanno avuto ancora il piacere di vederti su uno dei palchi di Doterra, di dirci un po' chi sei, da quanto sei in Doterra e se hai voglia di condividere che cosa ti ha spinto a guardare a questo traguardo e a cercare di raggiungerlo, diciamo, in tutti i modi possibili. Cosa ti Perfetto. spinge? Ok, innanzitutto grazie mille a voi, grazie a te, grazie a Claudia per questa opportunità. Un'intervista è una cosa che non ho mai fatto, quindi c'è sempre una prima volta. Allora, sì, per chi non mi conosce, sono Marco Pesenti, ho 29 anni, sono entrato in Doterra il 31 luglio del 2017 e come sempre mi piace dire, chi mi conosce lo sa, sono entrato prima di tutto spinto dall'opportunità lavorativa perché non sapevo nemmeno cosa fosse un meglio essenziale e quindi non è che ho iniziato subito a fare la parte business, diciamo. Se mi sono iscritto il 31 luglio, almeno fino a ottobre-novembre non ho fatto nulla come business perché ho comunque dovuto imparare a usare gli oli essenziali e soprattutto verificarne l'efficacia perché ero anche abbastanza scettico su questa cosa, quindi li ho provati su di me sicuramente in prima persona. Il mio perché in Doterra è presto detto, è la libertà. Con Doterra ho colto proprio questo aspetto, la possibilità di essere libero sia finanziariamente, ma soprattutto libero in termini di tempo, quindi avere la possibilità di gestire il mio tempo e di passarlo con chi voglio, senza avere nessuno che mi dica cosa debba fare. E mi piace soprattutto anche l'idea di arrivare a questo traguardo aiutando altre persone a essere libere e a stare meglio sia fisicamente che anche economicamente. Quindi ecco spiegato in poche parole il mio perché con Doterra. Ok, allora noi, io e Claudia sappiamo un po' la tua crescita, quindi non è stata come potrebbe essere quella di tanti Diamond anche al di fuori dall'Italia che magari crescono molto in fretta. Tu hai dedicato sicuramente tanto tempo, tanto sudore e l'hai fatto mentre lavori, giusto? Hai un'altra professione. Che Esatto. cosa fai di professione? Tra virgolette ufficiale, perché molto spesso ci viene detto che il network marketing non è la nostra prima professione. Esatto, sì, assolutamente. Io ho raggiunto il traguardo di Diamond, posso dirlo, trattando Doterra come un part-time, nel senso che durante la giornata, dalle 9 alle 18, sono un classico impiegato in ufficio e quindi da lunedì a venerdì esco di casa al mattino alle 7 e mezza, torno la sera alle 7. E sono ancora per il momento impiegato per questioni particolari che non sto qua a spiegarvi, però ancora per pochi mesi. Comunque ho comunicato al titolare che tra pochi mesi che voglio comunque andarmene, quindi adesso è il tempo di passare le consegne e diciamo insegnare il lavoro a chi arriverà e poi potrò dedicarmi finalmente a Doterra al 100%. Quindi Doterra l'ho sempre fatta solamente nei ritagli di tempo, quindi la sera dopo il lavoro, oppure durante il weekend, praticamente 3 anni di lavoro extra, lavoro ufficiale, diciamo così. Sappiamo anche che hai fatto più di un Diamond Club, ovvero quei periodi che Doterra ci dà, dove ci dà la possibilità di offrire ulteriori incentivi per fare delle classi alla nostra downline e quindi girovagare un po' per Italia. Mi ricordo di aver visto nei social i tuoi post dove veramente ti sei spostato per tutta Italia e quindi so quanto lavoro ci hai messo, quanto sudore, quanto impegno, quindi ancora una volta complimenti, ma sicuramente non è stato facile gestire il tuo lavoro e il lavoro con Doterra. Quindi tanto di Beh, cappello. sicuramente, sicuramente no. Ti ringrazio per i complimenti da Diamond Club, ne ho fatti 3 o forse 4 esperienze fantastiche perché appunto Doterra ti incentiva per girare per l'Italia appunto a dare supporto ai consulenti del tuo team. Quindi è una bellissima occasione perché conosci le persone dal vivo, magari persone che hai incontrato solamente online, finalmente stringi loro la mano e poi hai la possibilità di vedere posti fantastici. Mi ricordo lo scorso anno quando sono andato nel Salento, a Santa Maria di Leuca, insomma anche a Lecce e quant'altro, posti veramente eccezionali. Quindi conosci persone e al tempo stesso fai anche un po' il turista, quindi è sicuramente super positivo.
La domanda qual era? Adesso mi sfugge. No, era solo per far capire che comunque la tua professione, è vero, la stai ancora facendo e tutto ciò che hai creato con doTERRA l'hai dovuto fare nei weekend e nei ritagli di tempo, quindi ancora di più. Sì. Assolutamente sì, diciamo che quando, beh, finché stavo in zona magari giravo tanto anche la sera, andare a Milano per esempio, 40 minuti di auto, andavo dopo il lavoro la sera. Quando andavo in trasferte più impegnative, che ne so, a Treviso, a Lecce, a Roma, a Torino, per forza di cose il weekend. Quindi, se vogliamo, c'è stato un po' anche il sacrificio, nel senso che spesso le serate con gli amici me le scordavo, perché sabato sera tornavo a casa magari da ore e ore di macchina, di treno, letteralmente KO, e non vedevo l'ora di abbracciare il mio letto. Però sono sacrifici, tra virgolette, che uno fa volentieri in vista della visione futura, no? Quindi quando uno ha un obiettivo da raggiungere, lavora per quello, quindi sa che quello che fa poi sarà tutto, tornerà tutto in futuro, insomma. Infatti è tornato e sta tornando. Ti faccio una domanda che mi viene spontanea dopo aver sentito cosa hai detto. C'è mai stato un momento in cui hai detto mollo tutto? Mentre allora, magari dovevi rinunciare alle serate con gli amici o magari se eri in una relazione a del tempo da dedicare alla persona che ti stava a fianco? Allora, beh, sicuramente momenti no ci sono stati, non è stato tutto rose e fiori in questi 3 anni, assolutamente no. Magari momenti in cui ho detto mollo tutto, magari no, però momenti in cui ho detto ma chi me lo sta facendo fare, magari sì, anche perché ho fatto delle cose tra virgolette un po' anche assurde, dove magari ho anche sminato tanti soldi. Mi viene in mente un episodio che fa anche ridere volendo, che sono andato a Torino a un evento doTERRA, pur non avendo nessuno, ma volevo andarci comunque, un evento che già avevo visto tra l'altro, e arrivo là, dormo là, quindi spendo soldi anche per l'hotel e tutto, lascio la macchina in una strada che non ero molto sicurissimo, ero una zona un po' malfamata. Cosa succede? Il giorno dopo c'era il mercato in quella zona, quindi mi chiamano alle 6, dico caspita, volo fuori dall'hotel, corro, faccio tutto disolato a piedi, arrivo là. La macchina era già imbottigliata in mezzo alle bancarelle, dovevo stare lì in pratica fino a sera, poi avevo già su una multa praticamente e quindi lì altri soldi. Ce l'ho fatta in qualche modo uscire con l'aiuto degli ambulanti, ho detto a sto punto sono qua a Torino, faccio un giro in centro Torino, vado con la macchina, qua veramente sono stato uno stupido io, ho detto visto che ho già preso la multa non pago il parcheggio, tanto ho già su una multa, la lascio su e così almeno sembra che me l'hanno data lì, quindi vado a fare il giro a Torino, la Reggia Reale, tutto attorno. E mi sono trovato un'altra multa, quindi veramente è stata una cosa fuori di testa. E sì, sono cose che adesso mi fanno ridere. Al momento ero incazzato e super frustrato, ovviamente con me stesso prima di tutto, perché l'errore l'ho fatto io. Però sicuramente ci sono stati episodi dove magari uno dice sto solo magari spendendo soldi, non vedo entrare niente, cosa sto facendo? Sicuramente sì, però ecco, quando hai un perché forte poi vai avanti e insomma ce la fai a tenere la rotta e andare per la tua strada. Basta non mollare, poi si arriva. Possiamo dire che la tua libertà che ti ha guidato fino adesso la stai per raggiungere, giusto? Arrivata a un punto dove... Assolutamente sì. Io ho fatto questo anche per crearmi qualcosa di mio, per comunque in un futuro poter, che ne so, stare più tempo possibile con la mia famiglia, gestire il mio tempo, quindi il fatto che comunque in questi 3 anni io sia stato, tra virgolette, costretto, giustamente come tante altre persone, a lavorare in un ufficio, a stare comunque sotto padrone, per intenderci, adesso invece posso spiccare il volo e godermi la mia libertà, quindi basta capi, faccio io quello che voglio, se una mattina voglio dormire di più, sto a letto di più, se voglio andare a fare un giro in bici in giornata vado, invece adesso sono costretto a fare tutto la sera o durante il weekend, come anche per esempio le Zoom con il team, le chiamate con le persone interessate, devo tutto programmare extra lavoro, però è una cosa che ho sempre fatto in questi 3 anni, quindi è perfettamente fattibile, basta solamente organizzarsi e capire a cosa dare la priorità. Quindi... Questo è importante. Un'altra domanda che è arrivata dal nostro team è come ti sei preparato? So che hai fatto dei corsi, diciamo, per formarti nel network marketing, in particolare vorrebbero sapere i tuoi consigli su che quali corsi fare di comunicazioni o di marketing o di network marketing magari.
Allora, in verità io come formazione nel network marketing ho letto solamente il libro GoPro di Eric Worre, quella è stata proprio la base, lo considero una Bibbia del network marketing, e poi ho magari fatto qualche, ho seguito qualche leader di doTERRA internazionale come Alice Sedevi, per esempio, o Eli Hobson, che per chi parla inglese sono un must. E per quanto riguarda invece la parte più digitale, io a marzo 2017, senza sapere che poi avrei usato queste competenze per doTERRA, avevo fatto per curiosità un percorso di web marketing, quindi imparare a fare una pagina Facebook, fare le sponsorizzate, costruirsi un sito da zero, tutte cose che poi di lì a pochi mesi ho utilizzato per doTERRA. Quindi sicuramente chi vuole partire con online consiglio sicuramente un percorso che gli dia delle competenze, perché tutti pensano che lavorare online sia facile, ma in realtà servono delle competenze che vanno apprese. E per quanto riguarda comunicazione, corsi particolari per il momento non ne ho fatti, se non qualche video visto su YouTube per parlare in pubblico e quant'altro. Però questo è un bel lavoro perché appunto ti permette di crescere anche come persona e sicuramente i corsi, i libri, le cose che si trovano su internet costruttive sono fondamentali. È un lavoro che parte proprio da se stessi. Quindi se si vuole crescere si deve anche essere disposti magari a investire tempo e qualche soldino in corsi di formazione, libri e quant'altro per assumere competenze che solitamente non si hanno. Quindi corsi assolutamente li consiglio come inizio. Ecco, visto che ci siamo spostati sull'argomento costruire online, allora io so che tu all'inizio hai costruito tanto online, poi mi ricorderò sempre quando ti ho conosciuto di persona la prima volta, eravamo in Sicilia, al Leadership Retreat, e mi ricordo che in quell'occasione mi ha detto, ma costruire online è stato, diciamo, mi ha permesso di crescere, diciamo, il mio team in maniera abbastanza veloce, però mi manca il fatto di fidelizzare le persone perché non le ho mai conosciute di persona. E quindi mi ricordo che in quell'occasione hai detto che avresti voluto spostarti un po' di più sul, diciamo, il face to face, quindi a costruire un po', a solidificare il tuo team dandogli tempo, diciamo, di persona. E poi è successa la pandemia, un anno fa più o meno, ci ha riportati tutti nel mondo online, volenti o non volenti. Ecco, secondo te le persone ora sono più pronte ad accettare comunque una presenza online, un contatto online e quindi sei ritornato un po' nel tuo mondo e trovi ancora facile, avere nuovi contatti nel mondo online o come ti suddividi tra, classi in presenza quando si possono fare e mondo online completamente online? Allora, sì, quello che dici è vero, me lo ricordo benissimo di averti detto questa cosa. Effettivamente io all'inizio mi sono mosso solamente online perché, diciamo, comunque ero un ragazzo giovane, i miei amici non erano interessati a queste cose e quindi per trovare contatti mi sono buttato online. Online però c'è il problema che spesso crea un contatto che è freddo, quindi questa cosa qua l'ho appresa in quest'ultimo anno, onestamente, o lo coltivi con tante Zoom, quindi poi ti vedi spesso di persona, lo conosci e quindi si crea un legame che poi va avanti. Avanti, magari sfocia poi quando è possibile in una conoscenza di persona, oppure se tu iscrivi la persona e poi diciamo che non la conosci mai faccia a faccia, anche attraverso un Zoom o quant'altro, è dura portare avanti un legame. Io all'inizio questa cosa qua non l'ho capita, ecco perché avevo poca fidelizzazione. Sicuramente in quest'ultimo anno, quel fatto che tutte le persone hanno preso confidenza con la parte digital, quindi con le Zoom e quant'altro, è un grande aiuto per noi. Io mi ricordo semplicemente che prima della pandemia dovevo sempre spiegare a tutte le persone cos'era Zoom, come fare per connettersi, a sentire l'audio e quant'altro. Ora su 100 persone, forse a una persona spiego cos'è Zoom e come fare per connettersi. Quindi già questo fa capire quanto le persone ora siano più propense anche a seguire qualcosa online, a conoscerti online, anche perché non c'è l'impegno di andare fuori di casa. Parlavo giusto l'altro giorno con una signora che è un centro estetico, mi ha detto: guarda, sono le 8, io sono qua volentieri con te su Zoom, ma ti dico la verità, se avessi dovuto uscire di casa, no, perché sono le 8, torno dal negozio alle 7:30, fa freddo e tutto, quindi il tempo di vestirsi, uscire, anche no. Invece online è sicuramente un modo più veloce, quindi per me questo ci ha dato una grande mano. Poi ovviamente il contatto fisico
non verrà mai superato dal mondo online, perché quello è imbattibile. Però per il momento sicuramente avere Zoom, per esempio, comunque le videochiamate sono un grandissimo supporto per noi che facciamo questo lavoro, assolutamente sì. Quindi torniamo anche alla domanda: come hai creato una rete di contatti così vasta? Perché noi sappiamo che bene o male un Diamond Team ha comunque, non so quant'è il tuo team, ma più o meno siamo sui 3.000 clienti attivi, giusto? Allora, sarò qua, posso darti una bella notizia perché il mio team, ti dico la verità, non arriva a 1200 persone, quindi è un team piccolo, quindi perché ho strutturato abbastanza bene, quindi se calcoli che un Diamond, diciamo che per la struttura perfetta un Diamond potrebbe essere il Diamond con 36.000 PV perché sono 4 Silver, poi sappiamo che non esiste struttura perfetta, però per dirti, io sono Diamond con 48.000 PV. Quindi senza avere dispersione di volume, quindi sono un diamond anche abbastanza giovane e tra virgolette piccolo, nel senso che comunque il mio team non è così ancora grande come magari quello di altri diamond, quindi questo per far capire che ce la si può fare anche con numeri minori. Però ecco, diciamo che ci vuole sicuramente tempo, quindi come fare per avere una rete vasta di contatti con tempo e aiutandosi con anche il mondo online. Per me fare il mondo offline è sicuramente possibile, però ci vuole sicuramente, come anche online onestamente, costanza e online magari anzi è un po' più difficile perché online devi avere quelle competenze di cui parlavo prima che se non hai, non è che tu metti un post e lavori online così. Online devi avere delle competenze che si acquisiscono attraverso dei corsi, altrimenti è difficile. E magari online devi anche essere disposto a investire qualcosina in pubblicità, per esempio, perché tu puoi fare il post più bello del mondo, ma se non hai traffico, se non hai persone che guardano quel post è inutile. Quindi paradossalmente non è per tutti lavorare online. Tanti magari fanno meglio offline, facendo le riunioni in casa, magari sfruttando i clienti, quindi un cliente che iscrivi e poi ti appoggia lui per la sua rete di conoscenze. Quindi lavori in questo modo. Sono, diciamo, due modi di lavorare che possono essere complementari perché si possono utilizzare entrambi. Io li ho usati entrambi, quindi come ho fatto per avere una rete vasta con l'offline abbinato all'online. Questo è, diciamo, un po' il mio modo di lavorare, abbinato anche al tempo, ovviamente, perché non è che ci ho messo un secondo, è un lavoro che è frutto di almeno 3 anni di lavoro, ma lavoro pedalare, nel senso essere sul pezzo ogni weekend e ogni sera praticamente, quindi non è arrivato dal cielo, assolutamente. Quale Quindi, social è più adatto, secondo te, a questo lavoro? allora, social, allora io direi, per quanto mi riguarda Facebook, nel senso che ho visto che il pubblico di Doterra, perlomeno in Italia, o comunque nel mio team, la media è tra i 35-36 anni e i 50-55. Instagram qua in Italia è ancora dei giovani, giovanissimi o giovani sotto i 30, per esempio. Quindi io sto avendo tanti risultati con Facebook. Instagram, onestamente, poca roba. In America ho visto che di recente invece moltissimi giovani tra i 25 e i 30 stanno entrando in Inghilterra, quindi magari là va meglio Instagram. Dipende molto anche da paese a paese. Parlavo prima con una ragazza russa, mi diceva che là fanno solo Instagram, non va Facebook. Quindi dipende da paese. Se devo dirti, me personalmente ti dico assolutamente Facebook. Il 99% delle persone mi è arrivato da lì, perché sono persone più mature, più adulte. E al di là della lista, famosa lista dei 100 nomi, Sì. quale altro metodo hai utilizzato per contattare le persone? Quindi, Ok, allora sì, la lista di 100 nomi sicuramente è la base. Parlavo anche con altri networker molto più in alto di me, che lo fanno da moltissimi anni, e dicono che anche se uno vuole lavorare online, la partenza deve essere la lista nomi, ed effettivamente è così. Questo è quello che insegno anch'io ai consulenti che entrano con me. Il mio metodo sicuramente è seguire il metodo doTERRA, insegnato dalle quattro guide, Leave, Share, Build e Launch, e soprattutto la svolta appunto è arrivata quando ho iniziato a seguirlo, perché quando io ho iniziato, come un po' anche voi, non c'era, cioè c'era questo metodo ma non è tradotto in italiano. Quindi io ho creato, tra virgolette, un mio metodo
che non era così efficace, però quando poi è arrivato in Italia il metodo proprio offerto da doTERRA, che è il metodo più di successo nel mondo, abbiamo iniziato a usare quello nel team e quindi quella è stata, diciamo, la svolta. Quindi la lista dei 100 nomi e altro che posso dire è segnarsi su un foglio, nel mio caso un foglio Excel, tutte le persone che ci contattano, che contattiamo. Quindi, ok, la lista nomi, che poi alla fine è la mia lista nomi quella, cioè il foglio Excel è la mia lista nomi. Sono partito con le persone che conoscevo io e poi la lista nomi l'ho aggiornata ogni giorno nel corso del tempo. Secondo me il segreto è veramente capire che la lista non è qualcosa di morto, è un organismo vivente che praticamente va aggiornato ogni giorno con tutte le persone che ci chiedono informazioni sugli oli o che noi contattiamo per proporre gli oli, perché molto spesso le persone non si iscrivono subito, ma hanno bisogno di tempo. Io ho avuto anche persone che si sono iscritte ad doTERRA dopo 2 o 3 anni addirittura. Quindi immaginate, se me le avessi segnate, mai mi sarei ricordato di loro. E soprattutto poi in questi 3 anni non è che me le sono dimenticate, le ho comunque tenute sentite periodicamente, grazie alla famosa lista nomi dove ho segnato tutto, il numero di cellulare, quando le ho sentite, cosa mi hanno detto. Quindi sicuramente si risolve in una lista nomi per me, che non è più quella dei 100 nomi, poi diventa la lista dei 1.000 nomi, perché se la aggiorni ogni giorno con le persone che incontri nel mondo reale e quelle che incontri nel mondo online, diventa veramente uno strumento potentissimo che, se usato poi ogni mese, ti fa arrivare iscrizioni, perché la maggior parte delle iscrizioni ogni mese le tiro fuori da lì, perché spesso, ok, accade che la persona si iscriva subito, ma comunque a volte ci vogliono 2, 3, 4, 5 esposizioni prima che la persona si iscriva. Quindi magari può passare un mese, 2 mesi, è normalissimo. Se uno si fa affidamento solo sulla memoria, non va molto lontano, insomma. Quindi un supporto ci vuole assolutamente, assolutamente Poi tu sei sempre. giovane, la nostra memoria è anche più datata, quindi anche peggio. Senti, un'altra cosa, Quindi, scusa, vai. sempre su questa volevo dire, quindi secondo te il tuo metodo è comunque quello di mantenere sotto gli occhi, diciamo, tutto ciò che hai già fatto, pregresso, ed ogni mese comunque esporre a un invito, a un contatto queste persone che in qualche modo hai già contattato in passato, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Essere sempre presenti e soprattutto creare una relazione nel corso del tempo con la persona. Non è che ce l'hai nella lista nomi e la senti solamente per, che ne so, per proporre la vendita pura, ma comunque nel corso del tempo crei quella relazione che poi sfocia spesso in una iscrizione, che sia con un olio, che sia con un kit, però comunque la persona sceglie te perché prima compra te, poi compra gli oli essenziali. Quindi questo è fondamentale. Quindi non, diciamo, non mollare mai la presa, ma non in maniera negativa, ma proprio Certo, sì. perché comunque queste persone hanno bisogno di tempo, giusto? E quindi non bisogna scoraggiarsi al primo no, questa è la prima cosa che mi hanno insegnato anche in doTERRA. E quindi però avere un metodo per mantenere queste persone nella propria cerchia di contatti, giusto? Esatto, assolutamente sì. Che non è sempre che non è appunto sempre da voler vendere qualcosa, perché questa è un po' una difficoltà che hanno soprattutto chi è alle prime armi. Pensano di assillare la persona se continuano a proporsi o a farsi vivi. In realtà, questa è una cosa che ci ha insegnato Eli Hobson: finché la gente non ti manda proprio a cagare, tu la devi continuare a tenere nel loop delle informazioni, non Esatto. necessariamente, perché vuoi vendere qualcosa, ma proprio perché vuoi creare la relazione. E questo è un Assolutamente problema. sì. Guarda, io in 3 anni non mi è mai successo che qualcuno mi mandasse a quel paese. Magari mi dicono: non sono più interessato, non contattarmi più. Benissimo, anzi, io apprezzo che mi dice così perché evita a me di sprecare tempo con chi non è Certo. interessato. Quindi, assolutamente. Okay. Vai, Allora, Clara. quindi, allora, come aiutare il team a creare una strategia comune? Allora, secondo me bisogna capire che non c'è nulla da inventare, perché appunto, come dicevo prima, doTERRA ci dà già tutti gli strumenti. Quelle famose quattro guide che molti magari snobbano, magari hanno sfogliato così tanto per, sono in realtà quello che ci serve per avere successo con doTERRA, perché se questo è il metodo che ha avuto più successo, che è stato più duplicato nel mondo, esatto, quello che sta facendo vedere Claudia, non vedo perché questo metodo non possa dare successo anche a noi. Quindi non c'è veramente niente da inventare. Noi ultimamente nel nostro team stiamo facendo degli incontri training per i consulenti proprio usando solo quel metodo, perché è perfettamente duplicabile e è stato fatto già nel resto del mondo. Quindi come strategia comune
propongo proprio il metodo insegnato da Volterra in quelle quattro guide. Perfetto. Una domanda di sempre rivolta al team. Quanto è lavoro tuo, questo diciamo raggiungimento di Diamond, e quanto è lavoro di squadra? Allora, beh, sicuramente, come sapete, sicuramente chi sa, chi è dentro in Doterra da un po' lo sa, per arrivare a certe qualifiche non puoi farcela del tutto da solo, ma devi avere il supporto del tuo team, altrimenti non vai da nessuna parte. Quindi sicuramente il team fa tanto, soprattutto a certi livelli, quando devi avere certi requisiti, che ne so, per il diamante devi avere quattro silver, quindi tu collabori con i tuoi leader affinché loro diventino silver per poi tu diventare diamante. Quello che magari può capitare è che ci sia magari una parte della struttura più debole per diverse ragioni, perché è appena nata, perché il leader di riferimento in quel momento ha dei problemi, insomma, cose di varia natura. E qui mi ha molto colpito quello che ha detto, mi sembra un diamante presidenziale brasiliano, che ha detto che se vuoi arrivare ad avere certi risultati, magari anche in tempi rapidi, devi essere disposto a fare anche il lavoro degli altri. Nel senso che, quindi, cosa intendi? Nel senso che se in quel momento tu potresti essere diamante, ma che ne so, c'è un silver che è appena nato o sta crescendo lentamente o quant'altro, tu devi essere disposto a fare lavoro anche per quel silver, per salire di livello. Quindi sicuramente ti dico che il team ha una grandissima importanza, altrimenti non si va da nessuna parte. Però questo è un lavoro, è un'impresa nostra. È un lavoro nostro e se vogliamo arrivare a tutti i costi a un traguardo, dobbiamo fare i salti mortali per arrivarci. Poi invece dice quando arriverà, arriverà, può permettersi anche di andare più lentamente e assecondare un po' il flusso del team. Però se uno vuole accelerare i tempi per vari motivi, deve essere disposto a fare gli straordinari. Ecco, Assolutamente sì. sempre riguardo al tuo team, ci hai detto che è un team abbastanza, diciamo, rispetto ad altri Diamond, è un team di 1200 persone. Quanti sono builder attivi? Quanti consideri veri builder attivi e quanti sono magari solo degli sharer per te? Beh, sicuramente considero builder attivi le mie gambe qualificanti, ma comunque co se considero builder, penso che 4-5 su 1200 persone, perché quelli veramente focalizzati e presenti e che vogliono veramente emergere, soprattutto non è che vogliono solo emergere, dimostrano con i fatti che vogliono emergere, perché il problema poi è quello, tanti parlano solamente, ma quando si arriva all'azione poi si bloccano. Chi invece parla e poi agisce anche, si contano veramente sulle dita di una mano, quindi sicuramente la maggior parte sono condivisori, sono persone che condividono gli oli, ma che poi veramente non si trasformano in builder. Quello sì. Quante persone secondo te deve iscrivere a settimana o al mese, scegli tu, una persona che si definisce attiva nel business? Cioè un builder che lui stesso si definisce e si sente attivo. Quante persone dovrebbe iscrivere secondo te? Ma allora, secondo me, allora, partendo dal presupposto che più ne iscrive meglio è, perché lì poi la chiave per crescere, per definirsi attivo, allora secondo me il minimo, almeno un paio deve iscriverle, proprio il minimo. Al mese, Poi per dici? carità al mese, sì. Poi è capitato anche a me che magari un mese facessi fatica ad arrivare anche magari a 2 iscrizioni, per carità, però ci sono in media. Adesso io non ho sotto mano i miei dati, però penso che in media io 5-6 persone al mese le iscrivo. Il mio record è stato il mese scorso, dove ne ho iscritte 14, ma perché veramente ho fatto un mega follow up, cioè dal 16 dicembre in poi ho sentito 400 e passa persone e ho preso tanti no, quindi tornando al discorso dei no, però anche diversi sì, perché appunto volevo a tutti i costi arrivare al diamante, quindi torniamo al discorso di prima di fare gli straordinari. Però in media i miei mesi sono sulle 5-6 iscrizioni, per dire, anche perché magari poi capita il mese in cui dai più supporto al tuo team e quindi meno tempo per fare iscrizioni. Però ecco, non dimentichiamo che le iscrizioni sono fondamentali per andare avanti, quindi Così, almeno un paio sì, almeno un paio così sì. come le persone nell'RP, perché noi sappiamo che diciamo il gold, l'oro del nostro business è avere uno zoccolo duro di clienti che hanno comunque cambiato il loro stile di vita e hanno diciamo un acquisto mensile, no? Esatto. Quante persone più o meno hai? Un 50, un 60, un 20, più o meno, giusto per dare un'idea, quante persone
diciamo, rappresentano il tuo zoccolo duro? Bella domanda. Allora, sicuramente la maggior parte sono in ordine all'RP. Non è magari all'inizio, magari facevo più fatica perché, come ti dicevo, non seguivo il metodo di doTERRA. Anche qua posso dirti che la svolta è arrivata quando ho iniziato ad applicare il metodo di doTERRA. Quindi, tornando proprio anche a quanto avevo detto prima, quando le persone si iscrivono, puoi fissare una Zoom, un incontro di persona per utilizzare la guida live. Questo al tempo stesso ti permette di costruire una relazione con la persona, di conoscerla e ti permette anche di fare la consulenza del benessere, quindi capire anche che esigenze ha quella persona, quindi consigliare altri prodotti per sé e per la sua famiglia. Quindi alla fine diventa facile anche per la persona entrare in ordine all'RP, perché capisce che ha bisogno di anche altri prodotti che potrebbero essere utili, capisce che l'RP è il modo più conveniente per acquistare i prodotti, e di conseguenza la transizione è abbastanza semplice. Esatto, quella che, esatto, Claudia sta mostrando, la consulenza del benessere. All'inizio, che appunto non seguivo il metodo e non facevo questa cosa, ero penalizzato perché il contatto rimaneva freddo, non creavo la relazione, di conseguenza era difficile che entrassi in ordine all'RP. Adesso, invece, da quando usiamo il metodo è tutto molto più semplice, più lineare. Questa la fai scaricare o la mandi? No, non mando le guide, non le mando mai cartacee, le faccio sempre scaricare. Perché vada, dico sempre che possono comprarle poi sul sito web in un secondo momento, quando fanno il secondo ordine, o il primo dell'RP, per intenderci. Ok, quindi diciamo che la tua svolta è come portare le persone nell'RP è nato proprio con iniziare ad usare la guida live e poi. Diciamo, il Sì. metodo doTERRA, diciamo così. Esatto, partendo anche dalla classe Natural Solution, perché se fai quella dei 10 oli, poi non è così facile arrivare a parlare di stile di vita, perché tu nei 10 oli parli solamente di quelli e basta. Se invece fai la classe Natural Solution, è più facile poi arrivare a fare la guida live, perché già lì parli della famosa piramide del benessere di doTERRA, quindi vai proprio a presentare lo stile di vita di benessere che offre doTERRA a 360 gradi, quindi vai a capire quale settore della vita di una persona bisogna appunto andare a lavorare, quale gradino della piramide è più urgente, che ne so, la persona ha bisogno di dormire, di alimentazione, diciamo stress e quant'altro, quindi vai proprio ad agire su una specifica causa, su uno specifico problema, diciamo, e quindi la persona è propensa poi a prendere quei prodotti nel suo ordine dell'RP. Quindi proprio con il metodo, secondo me, è tutto molto più semplice e appunto tutto scorre più lineare, anche arrivare con l'ordine dell'RP. Quindi quando tu hai iniziato a usare il metodo, hai trovato anche meno, diciamo, resistenza in quelle persone che magari vogliono delle prove, vogliono vedere, leggere, vogliono capire, magari quelle che dicono, ah, però se non me lo dice il mio medico non ci credo. E Ah, ti è ok, diventato più sì. semplice in quel senso, magari? Beh, onestamente, di queste persone, onestamente, in 3 anni me ne sono capitate molto poche. Quelle che erano scettiche sugli oli essenziali, o comunque magari mi è capitato chi diceva che con gli oli essenziali non c'era fondamento scientifico. Paradossalmente, molti professionisti del settore sanitario, solitamente, cioè solitamente, a volte mi è capitato che dicessero questo. In quel caso, io cosa facevo? Gli facevo vedere PubMed, che è il portale della ricerca medico-scientifica, e gli dicevo: digita essential oils e ti escono oltre 22.000 ricerche scientifiche fatte sugli oli, quindi non puoi dirmi che non c'è fondamento scientifico sugli oli essenziali. A quel punto poi dipende chi hai davanti. Se hai davanti quello che la prende sul personale e rimane sulle sue, sarà impossibile convincerlo. Se hai davanti una persona comunque matura, disposta al dialogo, magari si interessa anche, si apre, di conseguenza magari poi la fai pure iscrivere. Però dipende molto da chi abbiamo davanti, questo sì. Ed hai mai trovato invece scettici riguardo il fatto che doTERRA abbia scelto il network marketing come forma di vendita? Ah, caspita, sì, sul network marketing è pieno il mondo, ma se devo dirla tutta, anche io stesso all'inizio non ero convintissimo, perché ho sempre avuto, diciamo, sempre percepito come negativo il network marketing, i soliti luoghi comuni, no? Comunque sapete, chi ci prova poi non ci riesce, ne parla male, di conseguenza anche io pensavo fosse tutta una grande fregatura. Però poi ho visto bene la cosa, ho pensato, se c'è gente che in tutto il mondo guadagna fior di soldi nel network marketing, perché non posso farcela io? E lì è stato determinante leggere certi libri,
come Il business del XXI secolo di Robert Kiyosaki o Padre ricco, padre povero, insomma tutti questi libri anche sulla libertà finanziaria e più sul business. Per chi è scettico, beh, io porto la mia storia, la mia esperienza. È vero che c'è chi non ci sta riuscendo, ma c'è anche chi ci è riuscito, io stesso ci sono riuscito. Quindi porto in prima persona la mia esperienza e poi sento che obiezioni ha e gliene smonto una a una. Se mi dice, per esempio, che ne so, che è una piramide, che è illegale e quant'altro, gli dico che siamo tutelati dal punto di vista della legge, perché c'è la legge antipiramidale italiana che vieta gli schemi Ponzi piramidali. Doterra è un network marketing, una cosa diversa. Chi mi dice che si arricchisce solamente chi entra per primo, gli dico che non è vero, perché c'è gente che io, per esempio, sono diamante, la mia upline è platino, per esempio, quindi dipende da tante cose. E non è vero che chi entra per prima si arricchisce e chi entra dopo rimane fregato, assolutamente no, perché è una cosa meritocratica. Quindi tutte queste obiezioni vanno appunto smontate una a una. E poi anche qua hai davanti quello che rimane sulle sue convinzioni, non lo smuoverai mai neanche a mettergli in faccia le evidenze, e chi invece magari si lascia, tra virgolette, convincere e quindi diventa poi magari un fan del network dentro come consulente. Quindi dipende tanto anche da chi hai davanti come persona. Quindi anche tu sei un convertito e quindi ti viene anche facile Esatto. convertire gli altri. Sono anche un convertito, sì, assolutamente sì, perché già quando ero piccolo, cioè piccolo, quando ero adolescente, volevo iniziare un percorso nella vendita diretta, ma i miei mi avevano scoraggiato perché dicevano che volevo forse vendere profumi all'epoca, non so cos'era, però mi ricordo che c'era da pagare un kit d'ingresso e i miei genitori mi avevano detto: un lavoro per il quale tu devi pagare per lavorare non è un lavoro. E però pensiamoci bene, se uno apre una pizzeria e vuole fare pizze, deve pagare il forno per fare queste pizze, no? Quindi è proprio un cambio di mentalità, ho fatto il cambio di mentalità da dipendente a imprenditore. E quindi con doTERRA è la stessa cosa, però all'inizio anch'io avevo dei dubbi, sicuramente sì, come li hanno molte altre persone che non conoscono questa cosa. E poi siamo sempre lì: se tu capisci che è un lavoro e lo tratti come un lavoro, allora ti renderà come un lavoro. Se tu invece lo tratti come un hobby, ti renderà come un hobby, anzi ti costerà come un hobby, perché come tutti gli hobby costa e Un hobby quindi non ci ricavi costoso. praticamente nulla. Quindi ragione di discorso è tutto lì. Allora, ce ne siamo saltati una, perché ci siamo presi le chiacchiere. Ok, Come sì. incentivare i clienti ad invitare i clienti? Allora, questa sì, questa è un'ottima cosa da fare perché ti consente proprio di espandere la tua lista contatti, perché tu hai la tua cerchia di conoscenti, però poi quando tu iscrivi un cliente puoi, tra virgolette, fare leva anche su quel cliente per allargare la tua cerchia di contatti. E quindi come fare? Secondo me, allora, o punto numero uno, si può vedere quella persona se è interessata all'opportunità anche lavorativa, quindi gli dici: mi organizzi una classe con delle persone interessate della tua cerchia di conoscenti, se poi si iscrivono considera che tu potresti guadagnare qualcosa e lì magari trovi qualcuno che dice: ah, questo non lo sapevo, ok, proviamo, facciamo quant'altro. Chi invece proprio è interessato al business, lo si può ricompensare con degli oli. Per esempio, si può prendere il portachiavi, che è ottimo, e gli si dice: ti riempio una boccettina di campioncino di un olio che vuoi tu, per ogni persona che mi porti alla classe. Mi porti 8 persone alla classe, io ti riempio il portachiavi con 8 oli che vuoi tu. Io li ho tutti, li scegli tu, te lo riempio il giorno stesso, quando vedo le persone, te lo do. Tu hai il tuo portachiavi da portare in giro, sei contento. Facciamo una chiacchierata informale con i tuoi conoscenti, amici, e vediamo che cosa succede. Quindi direi proprio di o parlargli proprio del guadagno, se invece non è interessato per vari motivi, puntare su incentivi concreti come oli gratis e quant'altro, che sicuramente fanno piacere a chiunque. Quindi queste due possibilità sicuramente io utilizzo di solito. Anche nel mondo online, quindi quando portano persone nelle Zoom, fai questo tipo di incentivo? Allora, no, nel mondo online onestamente no. Nel mondo online semplicemente quando una persona mi contatta, gli dico: se hai poi persone interessate all'argomento, vuoi portarle, fammelo sapere, basta che mi dici nome e cognome, così le metto in lista, di modo che almeno so che la persona porta qualcuno. E di conseguenza non do nessun incentivo, però vedo che online spesso le persone portano amici, parenti e quant'altro, senza nessun problema. Forse è anche più comodo perché basta appunto connettersi e uno ascolta senza problemi. Quindi online non do nessun incentivo Okay. per i clienti che portano altri clienti. Ok, allora
facciamo l'ultima e poi ce ne sono quella sulle caratteristiche. Allora, serve secondo te fare corsi di aromaterapia? Mi renderebbe più autorevole o sarebbe invece controproducente? Ah, ok, questa è una bella domanda, soprattutto per l'Italia, perché vedo che qua in Italia si sta affermando questo trend per il quale bisogna appunto fare un sacco di corsi per poter fare il consulente con successo. Io posso portarvi la mia esperienza, io mi sono letto 3 volte il Modern Essential e poi tutto quello che ho imparato l'ho imparato facendo pratica, leggendo post di doTERRA o comunque conoscendo l'inglese, ho avuto la possibilità di vedere anche dei video e imparo ogni giorno leggendo le testimonianze che leggo su internet nei vari gruppi, quindi è un percorso di continua formazione. Il punto è questo, ovviamente io non sono un medico, non sono un aromaterapeuta, quindi non mi permetterei mai di andare a cercare di risolvere problematiche gravi o serie con gli oli essenziali, nel senso che io mi limito semplicemente a far conoscere gli oli essenziali e a presentare uno stile di vita, un benessere a 360 gradi. Poi, se la persona ha problematiche particolari, ovviamente la rimando ovviamente a un professionista. Dipende uno cosa vuole fare. Se uno vuole fare l'aromaterapeuta, allora può avere anche certe competenze per, diciamo, risolvere le cose più complicate. Se uno vuole fare il consulente doTERRA, ovviamente non può fare certe cose. Non dico che entrambe le cose si escludono a vicenda, però quello che ho visto io, chi ha troppe competenze, chi ha fatto un sacco di corsi e quant'altro, è limitato come consulente doTERRA nella crescita. Perché? Non perché sia incapace o quant'altro, anzi, perché paradossalmente non riesce a fare le cose semplici. Nel network è vincente chi riesce a fare le cose semplici e duplicabili. Se noi facciamo una classe super scientifica, super con tantissime informazioni e trasmettiamo il messaggio, la mostra online, che per fare certe classi bisogna avere certi titoli, non riusciremo mai a rendere le persone autonome e di conseguenza siamo limitati, come se ci autosabotassimo. Poi dipende uno cosa vuole fare, se uno invece gli piace studiare, vuole fare l'aromaterapeuta e quant'altro, ok, però deve sapere che se vuole arrivare a certi livelli deve cercare di mettere un po' da parte le sue competenze e fare le cose più semplici possibili per tutti. Quindi dipende dalla persona in questione. Ok, ultime due domande perché ti volevamo rubare solo Sì, mezz'ora, ma siamo un abbiamo po' fuori sforato. tempo, ma Esatto. per me nessun Allora, problema, perché quali sono ascoltami. le tre caratteristiche caratteriali da avere per riuscire in questo business? Ne diciamo solo tre, ma magari ce ne sarebbero di più. Ok, tre, sì, allora, beh, sappiamo che doTERRA dice le famose 3C, quindi committed, capable and coachable, quindi impegnato, poi una persona che può essere insegnata, non in italiano, ma nel senso che è disposta a imparare, e poi una persona capace. Io da parte mia posso dire le tre caratteristiche caratteriali, positiva, sicuramente, intraprendente, perché questo è un lavoro di cui viene premiata l'intraprendenza e soprattutto anche paziente. Ve lo dice uno che di natura è la persona più impaziente che esista, però con doTERRA non so come mai sono veramente molto pazienti. Perché? Perché quando si ha a che fare con le persone bisogna essere pazienti, perché ripeti sempre le stesse cose, perché tante persone magari non sono così veloci come tu vorresti che fossero, insomma, sono tante le cose. Quindi per individuarne tre, quindi positivo, intraprendente e paziente. Poi bisogna essere anche pazienti con i propri builders, perché molto Esatto, spesso anche, si diventa un po' assolutamente degli con tutti. Esatto, psicologi anche con loro, no? assolutamente Quindi sì. sì, condivido la pazienza, la condivido molto. E quali sono invece le tre caratteristiche secondo te più vincenti per condividere gli oli con successo? Per condividere gli oli con successo, allora io dico sempre sicuramente passione, perché io ho iniziato per il business, ma dico sempre che se non mi fossi poi innamorato dei prodotti non sarei mai andato da nessuna parte, perché se poi non li usi, non li fai tuoi nella tua vita quotidiana, non hai esperienza da condividere e quindi anche il lavoro diventa veramente, veramente difficile. Quindi sicuramente passione. Impegno, perché come tutte le cose, come dicevamo prima, questo è un lavoro, come tale va trattato, quindi ci vuole molto impegno, soprattutto all'inizio, poi costanza. Quando veramente capisci, questa per me è stata la svolta, che è una cosa super banale, però mi ha fatto veramente fare lo switch, quando capisci che è solamente una questione di tempo
e devi solamente essere costante, poi arrivi. Perché se tu hai ben chiaro il piano compensi, sai che per diamante devi avere 4 silver, ogni silver deve avere 3 elite. Quindi, come più scrivi le persone, le vai a posizionare sotto gli elite, alla fine è solamente questione di tempo. Quando tu, insieme ai tuoi build, riesci a costruire sotto quegli elite, portarli appunto a elite e costruire i silver, poi tu sei diamante. Che poi tu ci metta 1 anno, 2 anni o 6 mesi, quello dipende da te. Però se sei costante e non molli, è matematico che arrivi. Prima o poi arrivi assolutamente. Quindi impegno, passione, costanza. Perfetto. Wow. Allora, grazie sicuramente tanto, tanto, tanto per questo incontro domenicale. E ti abbiamo rubato, appunto, volevamo rubarti mezz'ora, ti abbiamo rubato di più. Giusto Non c'è problema. giusto, sottolineiamo che stiamo registrando di domenica alle 7 di sera, Esatto. quindi grazie Ah, è Marco vero. per aver portato via tempo anche alla tua domenica, alla tua famiglia, alla tua compagna. E quindi qua ancora dimostriamo che chi fa questo lavoro e lo tratta come tale molto spesso deve anche fare dei sacrifici di questo tipo. Quindi ancora di più ti ringraziamo perché l'hai fatto per noi e non per il tuo team. Quindi davvero questo dimostra quanto tu sia veramente un leader anche a servizio della crescita del mercato italiano e non soltanto del tuo team, cosa che non tutti i leader italiani fanno. Quindi grazie veramente di cuore. Ti rende veramente una persona che siamo veramente contente che abbia raggiunto questo traguardo e sappiamo che il tuo obiettivo finale è Presidential Diamond, quindi non vediamo l'ora Esatto. di intervistarti nuovamente quando Speriamo. sarai PD, quindi segnalo già nel calendario che appena diventi Presidential Assolutamente. Diamond noi saremo ancora qua a voler parlare con te, quindi è una promessa che ci fai, giusto? Certo, ma nel frattempo sarete Quindi anche voi Diamond, quindi sarà un'intervista molto brillantinata. esatto, Benissimo. sicuramente. E Ok. quindi ancora tante grazie Marco, davvero, e speriamo veramente di vederti crescere ancora di più perché te lo meriti e insieme a te tutto il tuo team. Quindi davvero grazie di cuore. Grazie a Ciao. voi per l'opportunità, è stata veramente qualcosa di super, molto interessante. Spero che possa essere di ispirazione per voi, per tutto il vostro team. Grazie mille ancora. Grazie. Grazie, grazie a te.